Quella che vedete è la partenza per l'ultima vacanza con la mitica Stella di Capraia. Siamo partiti da Empoli il 18 luglio del 2015 per raggiungere Livorno, caricare la barca di tutto il necessario e partire prima dell'alba, la domenica del 19. L'obiettivo è stato quello di raggiungere l'Elba, di visitare le baie che noi consideriamo le più belle dell'isola, alla ricerca della bellezza, quella vera, come l'alba che ci sorprende ogni volta all'altezza di Quercianella. La rotta è di 180 gradi, ci lasciamo a sinistra il faro di Vada e puntiamo di arrivare con l'aiuto del vento nella baia di Cavo, dove passeremo i primi due giorni di vacanza, tra bagni e sieste senza fine, facendo lavoretti di manutenzione per rendere la navigazione sempre più comoda e sicura. Successivamente ci siamo diretti verso Porto Azzurro e il Golfo Stella, dove abbiamo vissuto gli attimi più belli di questa vacanza 2015, che ancora una volta abbiamo potuto fare grazie a Stella di Capraia, una barca che ora non è più la nostra, ma che rimarrà nei nostri cuori per sempre. Ci ha fatto maturare e diventare marinai di una certa esperienza.